Ciao a tutti, ho visto diversi video di gente che apre in diretta i Kinder e ho detto ma devo li colleziono anch'io perché non lo faccio, quindi subito, prontamente. Allora, parliamo dei Kinder Joy, dove c'è questa collezione Funko Pop DC, quindi tutti quei personaggi cattivi, tra virgolette, e quelli buoni dei nostri cartoni e film. Che ci piaceva molto, a me è memoroso, e quindi abbiamo deciso questi qui di collezionarli. Prima c'erano quelli di Harry Potter, ma sinceramente a noi non piacciono, però questa collezione ci tenevamo a farla. Era un periodo che non riuscivo a trovare la confezione da tre e tuttora non la trovo, ho visto per sbaglio questo qui, più ne ho presi due singoli e speriamo bene. Però per prima cosa vi voglio far vedere quelli che già ho. Allora, iniziamo con le femminucce. Allora, abbiamo Harley Quinn, troppo carina. L'altra Harley Quinn. Due Batgirl. E non mette a fuoco. Ok. Poi questa Supergirl. Perché non mette a fuoco? Ora, ragazzi, lo sapete che mi era successo così? Guardate. Anche con l'iPhone di prima, una certa mi fa così. Wonder Woman. Cioè, sono carinissime. E queste sono le femminucce che ho. Poi, di maschietti, abbiamo Superman, che lo vogliamo accoppiare con lei. Flash. Stupendo Joker, che lo mettiamo con Harley Quinn. Questo qui che sinceramente non so chi sia. E poi c'ho quei ciaffi antistress, che chiamano così. Questo qui con il Joker. No, mi si è rovinato lì. Questo qui con Poison Ivy. E questo qui di questo coso che non so chi sia. Boh. Non lo so, quindi questi sono i personaggi che ho. E speriamo di trovare almeno qualcuno degli altri. Iniziamo da questi qui, singoli. Sinceramente, questo tipo di uovo Kinder non mi piace. Io preferivo l'ovetto, quello normale. E vabbè. Vediamo. C'è un personaggio, e visto da così, secondo me, dalla testa è Harley Quinn. No, è Supergirl. Esatto, abbiamo la nostra Supergirl che già abbiamo. Io sapete, ragazze, cosa faccio? Li rivendo su Vinted. E se qualcuno non ha la collezione finita, eccola qua che qui ci appoggi il cellulare. Quindi già il primo partiamo male. E vabbè, che poi quello è l'ultimo che ho trovato. Poi andiamo con il secondo, speriamo almeno di trovare qualcosa. Non ho fatto caso dei codici. Aspettate, questo qui. Ho paura che questi siano uguali. Speriamo di no, li ho presi anche uno da una parte e uno dall'altra. E c'è anche questo è il Joker. Mannaggia. Questo qui, l'antistress. E va bene, già 2 su 4, male male. E li mettiamo lì. Confidiamo in questi. Sono triste, ragazze. Io pensavo di trovare almeno uno, dai, confido in almeno uno. Poi strano che non trovo Batman. Batman, ho visto che è quello più gettonato che si trova dappertutto, io non l'ho trovato. Quindi vediamo questi due. Quindi l'8 non c'entra niente. Queste 2,28. Aspettate, fatemi vedere. Queste 2,52 e queste 2,52. No, questi sono uguali, quindi il l'8 non c'entra niente. Boh, vediamo. Non volevo fare un video così triste. Cerchiamo di indovinare. Questo, boh, secondo me non è un personaggio. È uno di quei ciaffetti lì. Mi dà l'idea. Fa che sia almeno uno che non ce l'ho.
È poison? Uffa! Che palle! Ed è la poison che si mette qui, quindi altro doppione, molto bene. Ah, io confido in questo, ragazze. Ragazzi, non so chi guarderà questo tipo di video. Sarà il video più corto della storia. Batman. Allora, già da qui vedo molto nero. Almeno se fosse Batman è uno che non ho. No, mi sono troppo illusa. È Wonder Woman. Eccola qui. Molto bene, praticamente tutti quelli che ho trovato sono quelli che già ho. Mannaggia. Vediamo un po' chi mi manca. Vabbè che qui non si vedono tutti. Allora, Batman. Allora, qui Batman è quello giallo, ma poi ce ne sono degli altri. Mannaggia. E niente, tanto uno prova che cosa ci vuoi fare. E niente, così. Che cosa triste, ragazzi. Comunque, dai, io c'ho già un bel malloppino. Io me li tengo dentro queste scatole della Benefit, che vabbè, non c'entra niente. Però stavo pensando a un modo per poterli esporre. E avevo visto che in quello di Harry Potter avevano fatto una sorta di espositore. Una cosa che avevo pensato è di prendere uno di quei quadri che sono spessi e metterli magari dietro un pezzo di biadesivo e impostarli così, solo che non ho trovato un quadro che sia ben alto appunto da poterli inserire, però io penso che sia l'unico modo per poterli mettere. Non so se voi avete qualche altra idea, ho provato a cercare un po' in giro ma non ho trovato niente. Se vi viene in mente appunto qualche idea, qualche cosa creativa, ditemelo. E sono rimasto molto molto male, devo farli prendere da mio amoroso perché lui è più culattone di me. Io no, infatti le ha sempre trovati un po' tutti lui, ho sempre trovato i doppioni, giustamente, anche il primo l'ho trovato doppione, no scherzo, quello era impossibile quello, però è il mio primissimo e sono super super contenta. Lui aveva trovato Flash e io avevo trovato lei, che era quella che desideravo di più. Io adoro Harley Quinn e poi è andato via tutto scemando. Quindi niente, questi sono i miei, gli altri sono tutti doppioni, se a qualcuno interessa sapete che io li vendo su Vinted, un sacco di gente li vende, fondamentalmente vuol dire si pagano, quindi adesso sento mia nipote se magari uno di questi personaggi gli manca, se no li provo a vendere lì. Quelli di Harry Potter alcuni ne ho venduti, quindi ho detto male non fa, almeno tieni su una parte del prezzo che hai pagato dell'ovetto. Niente, questo è tutto, fatemi sapere anche voi se è una collezione che fate, che vi piace, fatemi sapere se vi interessa anche vedere la mia piccola collezione di Funko Pop, quelli chiaramente grandi, e se sapete quali saranno i prossimi personaggi, perché si dice, ho sentito dire in giro, che riuscirà una nuova collezione sempre a tema Harry Potter, non lo so. Mi è giunta questa voce, se sapete qualcosa fatemelo sapere. Vi mando un bacione e ci vediamo presto. Ciao ciao!